Nella mattinata di sabato 25 maggio a Busche sono stati inaugurati i nuovi reparti dello stabilimento dell'azienda Latte Busche, un ampliamento che permette di implementare la rete della grande distribuzione e guarda all'innovazione e alla sostenibilità. Tutto il reparto che abbiamo inaugurato oggi contiene l'innovazione nella conservazione, nel carico, in una logistica interna efficiente e nello stesso tempo in grado di soddisfare non solo alle esigenze interne ma soprattutto alle esigenze della grande distribuzione. Abbiamo anche provveduto in pratica a bonificare, se mi si passa il termine, tutta la parte nord-ovest dello stabilimento, dove c'è un impianto di depurazione fatto ex novo per minori consumi e non solo per la maggior efficienza. Abbiamo, credo, obbedito a quello che è stato un po' lo spirito di tutti gli anni nostri. Noi quest'anno certificheremo anche il nostro bilancio, ma gli attestati di sostenibilità ci sono stati dati ancora da parecchio tempo fa. E anche questa inaugurazione testimonia l'aspetto economico necessario, perché altrimenti non ci possono essere neanche le altre due fasi della sostenibilità, cioè l'ambiente preservato, rimesso a nuovo completamente nella parte, come dicevo prima, nord-ovest dello stabilimento, e il radicamento nel territorio. Gli auguri del Vescovo, che ci ha spronati a continuare, non solo per il discorso economico che riusciamo a mettere in essere, ma per la cura che abbiamo e il sostegno che diamo al territorio, ci ha fatto estremamente piacere. C'è una previsione di un ulteriore adeguamento dell'impiantistica che abbiamo, perché il consumo degli italiani sta cambiando in maniera importante, ha sì un occhio di riguardo per quanto riguarda la qualità, ma anche per quanto riguarda le certezze igienico-sanitarie, ma si sta spostando anche verso la componente servizio, il che vuol dire quantità minori, necessità di un packaging diverso, possibilmente ecosostenibile, e però alcuni impianti nostri vanno modificati in confezioni più piccole, in pratica monodosi, e quindi tutta questa innovazione che abbiamo cominciato per certi versi con Gran Terre dobbiamo portarla anche all'interno dei nostri stabilimenti. Un ampliamento di non facile realizzazione proprio per la collocazione geografica dello stabilimento. Sicuramente non siamo in pianura, siamo in montagna, e quindi i costi sono maggiori sia per le imprese sia per il territorio, per gli scavi. Non siamo in pianura purtroppo. Ma l'aspetto più importante è che dà un nuovo sviluppo tecnologico a tutta la struttura, che in pratica è stata rinnovata spostando il depuratore, facendo il magazzino nuovo. Dà un'ulteriore fiducia a chi ha coraggio di continuare a lavorare in questo territorio. Noi ci siamo, il nostro compito è quello del valore aggiunto per i nostri soci e di salvaguardia, facciamo anche salvaguardia del territorio. Lo stabilimento di Busche è il fiore all'occhiello di tutto il sistema Latte Busche. È uno stabilimento che rappresenta per noi un grande orgoglio, soprattutto per i numeri. È lo stabilimento, la latteria più grande di tutto il sistema Latte Busche. Lavoriamo oltre 1500 quintali di latte al giorno, percorriamo 1000 km
su e giù per le valli del Bellunese per raccogliere questo latte da 6.000 bovine, da 160 nostri soci conferitori, un latte di alta qualità che rappresenta un nostro vanto e un nostro grande vantaggio sul mercato. Lo trasformiamo tutto all'interno di questo stabilimento in latte fresco, ricotta, mascarpone, mozzarella, stracchino, casatella, yogurt e soprattutto il nostro formaggio Piave, che è un nostro grande orgoglio. Produciamo oltre 2.000 forme di Piave al giorno per circa 400.000 forme all'anno e lo rivoltiamo 40.000 volte al giorno perché questo formaggio ha questa necessità di essere manutenuto in modo costante. Tutti gli investimenti che abbiamo fatto sono stati in ottica di sostenibilità, sostenibilità che vuol dire per noi avere creato le condizioni per produrre almeno il 20% del totale energia, fabbisogno energetico all'interno come energia autoprodotta, sia dai pannelli fotovoltaici che si trovano sopra questa parte dello stabilimento, sia con gli impianti di ultima generazione, di cogenerazione. Noi inoltre serviamo oltre 1.000 clienti al giorno con 250 bancali di prodotto finito. Noi facciamo prodotti freschi e pertanto il fresco ha due caratteristiche, la velocità ed il servizio. La velocità e il servizio in una catena del freddo che permette di mantenere inalterate tutte le caratteristiche dei nostri prodotti e questo ci permette di essere efficienti, in particolare se il freddo lo produciamo con sistemi intelligenti che ci permettono di risparmiare l'energia spesa. Noi in Latte Busche ci pervade il dovere del rispetto e soprattutto della condivisione. Facendo questo nuovo progetto abbiamo voluto condividere con tutto il personale che lavora qui le esigenze degli spazi e quindi voi vedete la luminosità, vedete gli spazi ampi, vedete le temperature che sono buone per il viverci e il lavorare delle persone, quindi anche l'aspetto del benessere è stato quello che ha caratterizzato le nostre decisioni e le nostre scelte. Gli interventi realizzati per l'ampliamento dei reparti hanno avuto come denominatore comune la massima riduzione dell'impatto ambientale e l'attenzione ad uno sviluppo sostenibile anche per il depuratore da poco inaugurato, come spiega Francesco Stevan, responsabile per l'ambiente, la sicurezza e l'energia di Latte Busche. Abbiamo scelto di fare una vasca monoblocco per due motivi. Principalmente il motivo era la semplicità che questa tipologia di impianto ci consentiva di sviluppare. Il secondo motivo era il minore impatto possibile a livello di consumo di suolo. Una vasca monoblocco permette di ridurre sensibilmente il terreno occupato, visto che siamo in zone montane, ogni metro quadro di terreno è prezioso. Il secondo motivo che ci ha spinto a fare il nuovo depuratore è avere una macchina nuova con tecnologie avanzate. Il depuratore è un depuratore con la tecnologia 4.0, quindi totalmente remotabile, dei controlli da remoto che permettono una sicurezza aggiuntiva anche sul sistema di depurazione, anche se il sistema di depurazione scelto è un sistema di depurazione a fanghi attivi, come era il depuratore precedente. Questo perché ci permette di depurare le acque in maniera biologica, cioè senza additivi chimici, quindi è una massa batterica che depura le acque.